Ciao a tutti e bentornati sul canale di Stars in the City. Oggi vorrei parlarvi del tema natale, la carta d'identità energetica con cui ciascuno di noi arriva in questo mondo e inizia una nuova avventura chiamata vita. Eccoci qui a parlare del tema natale. Che cos'è il tema natale? Il tema natale è la fotografia dei pianeti nel momento della nostra nascita. Quindi è anche si dice che sia la fotografia dell'anima, perché per chi ci crede ovviamente, nessuno di noi nasce in un momento casuale dell'anno, del mese o in un momento casuale nella vita delle persone. C'è chi sostiene che l'ascendente, quindi l'attimo esatto in cui diventiamo individui indipendenti, è il momento non della nascita, ma del taglio del cordone ombelicale, perché in quel momento la persona diventa un individuo a sé stante. Quindi il reale momento, diciamo, l'orario che si dovrebbe inserire per calcolare l'ascendente è il momento del taglio del cordone ombelicale. Ora, a parte questo, per chi ci crede ovviamente, la perfetta disposizione dei pianeti, del tema natale di ciascuno di noi, non è mai una disposizione casuale. Si pensa infatti che il tema natale sia la fotografia non solo dell'anima, ma anche la carta d'identità energetica con cui ciascuno di noi arriva al mondo e inizia questa avventura chiamata vita. Quindi la disposizione dei pianeti, dei luminari, del sole e della luna che rappresentano il nostro maschile e il nostro femminile, Mercurio che parla dei fratelli, la Venere delle donne della nostra famiglia e del modo in cui noi amiamo, Marte che parla per quanto riguarda le donne del tipo di uomo, di partner da cui vengono attratte, e invece nel tema di un uomo, del modo in cui è audace, dimostra la propria audacia, dimostra la propria energia e si esprime. E questi sono i primi pianeti personali. Dopo Marte, che è l'ultimo dei pianeti personali del tema natale di una persona, iniziano i pianeti, diciamo, generazionali, tra virgolette, quelli che hanno un moto molto più lungo, quindi non sono più pianeti veloci, sono pianeti lenti, quindi il primo è il Giove, il pianeta della grande fortuna. Quindi il settore nel quale noi troviamo Giove nel tema natale di qualcuno ci dice dove c'è magari il potenziale e dove quella persona tendenzialmente nel corso della vita potrebbe ricevere fortune, aiuti, favori della sorte, quindi, ma è anche il settore nel quale quella persona potrebbe espandersi o eccedere, perché Giove non è soltanto il pianeta della grande fortuna, ma è anche il pianeta dell'abbondanza e funge da riflettore, da dilatatore. Quindi a seconda degli aspetti che poi ci sono nel tema natale, all'interno del tema natale, a seconda degli aspetti che Giove riceve da altri pianeti, si può intuire, si può comprendere se quel Giove poi sia realmente la grande fortuna di un individuo o in realtà sia il punto dove imparare ad acquisire polso, dove controllarsi e insomma dove lavorare per imparare il senso della misura. Poi c'è Saturno che indica il rapporto con tutto ciò che è superiore, con l'autorità, quindi il rapporto con le regole, con le leggi, con i genitori, con le gerarchie, quindi il rispetto di alcuni ruoli, di alcune competenze superiori a noi. Spesso si può intuire dalla presenza di Saturno, dal segno in cui cade, dagli aspetti che riceve all'interno di un tema natale, il rapporto con i propri genitori, un'anarchia, una tendenza all'anarchia o invece un rispetto delle regole, cosa che ci può essere suggerita anche da Giove, per esempio delle dissonanze fra Giove e Saturno, essendo Giove anche la legalità, potrebbero raccontarci come una persona interagisce. Fa interagire, permette di far interagire la legalità e le regole, insomma, quindi o va contro le regole o fa delle proprie leggi o le rispetta e addirittura in alcuni casi ne diventa paladino. Quindi per la legalità, per l'anarchia, per il rispetto delle regole si guardano Saturno e Giove. E poi abbiamo Urano, Nettuno, Urano, Nettuno e Plutone, che sono proprio gli ultimi pianeti del sistema solare,
quelli più lontani al Sole, che quindi hanno un moto veramente molto, molto lento, perché mentre Saturno impiega 2 anni e mezzo, 3 a percorrere un segno zodiacale, per quanto Ecco. riguarda Urano, resta in un segno circa 7 anni, mentre Nettuno raddoppia addirittura, quindi impiega circa 14 anni a percorrere un intero segno zodiacale, e addirittura Plutone 21 anni in un segno zodiacale. Una permanenza così lunga, in determinati segni zodiacali, spiega molto bene perché questi segni vengano chiamati generazionali, proprio perché quando un pianeta rimane 14-21 anni in un segno, proprio determina l'andazzo, l'imprinting di una generazione, più che di fattori personali, più propriamente personali. Poi ovviamente dipende da come questi pianeti generazionali interagiscono con i pianeti personali, perché nel caso in cui una luna, un sole, quindi o comunque altri pianeti, Mercurio, Marte, Venere o anche un ascendente, si trovano in perfetta congiunzione nel momento della nascita di un individuo, doneranno a questo individuo anche le proprie simbologie, quindi sarà un portatore di. Sarà un manifestatore dell'imprinting della propria generazione. E il tema natale è esattamente il risultato di questi pianeti, della loro disposizione all'interno delle 12 case che compongono il cerchio astrologico e anche di altri valori, come per esempio l'ascendente, che comunque è sempre la prima casa, ma insieme alla quarta, alla settima e alla decima, costituisce proprio la struttura, il corpus del codice energetico di un individuo, in quanto determina il personaggio pubblico, questo l'ascendente, la prima casa, le sue origini, le proprie origini, quindi cosa lo ha generato, il tipo di energia che lo ha generato, e questa è la quarta casa, come si relaziona con gli altri, e qui abbiamo la settima casa, il famoso discendente, e a cosa ambisce, cosa spera di raggiungere, cosa mira a raggiungere, e quindi è il decimo settore, il medio cielo, il cosiddetto medio cielo. Quindi il tema natale è una composizione formata dal cerchio zodiacale, quindi composto da 12 case, all'interno del quale si dispongono i pianeti nella posizione in cui erano nel momento della nascita, nel momento del taglio del cordone ombelicale, e poi ci sono anche dei altri valori desunti, come per esempio i nodi lunari, il nodo sud e il nodo nord. Il nodo sud indica il karma di quell'anima e il nodo nord rappresenta il dharma, un po' quello che è venuto a fare in questa vita. Quindi sicuramente il settore nel quale cade il nodo nord ci dà delle informazioni abbastanza interessanti su quelli che sono gli ambiti nei quali una persona deve lavorare. Molto, molto interessante quando, avendo il tema natale di un individuo, lo compariamo con altri temi natali di persone che assumono un ruolo abbastanza importante nella sua vita, e vediamo come i nodi karmici spesso interagiscono. Perché spesso la realtà nella quale ci troviamo diciamo ad agire è anche il prodotto di un karma molto lontano che continua ad esistere energeticamente, soprattutto in quelle situazioni che non si sono concluse per un motivo o per un altro. Quindi il tema natale sostanzialmente è il codice energetico di una persona, la sua carta di identità, ricca dei valori, dei doni, dei talenti che un'anima ha già acquisito in un altro momento, in un precedente tempo, questo sempre per chi ci crede, e ricca anche dei gap, delle cose che quell'anima è venuta qui a risolvere. Quindi quando troviamo delle case vuote vuol dire che si vivranno delle esperienze minori, semplicemente. Mentre quando troviamo dei settori molto aspettati, quindi molto interessati da pianeti, vuol dire che l'anima ha scelto di misurarsi con questi settori al fine di superare se stessa, di superare i propri limiti e di apprendere qualcosa di importante. Quello che secondo me è più interessante è il fatto che il tema natale non è una condanna, ma soltanto un punto di partenza. Quindi c'è un'astrologia di terza dimensione, potremmo definirla, che legge nel tema natale tutta una serie di imposizioni. Vede il tema natale, interpreta il tema natale come qualcosa di ineluttabile e come qualcosa da subire. La realtà è che il tema natale è un punto di partenza e il bagaglio, la valigia,
con cui arriviamo a questo mondo, ma ovviamente il motivo per cui arriviamo a questo mondo è di non andare via come siamo arrivati, quindi lasciando dietro di noi tutte le cose che ci limitano e cercando di arricchire il nostro bagaglio personale da cose che nutrono la nostra persona e anche chi, il nostro ambiente e chi vive insieme a noi. Quindi come vedete si arriva al mondo con un biglietto da visita, con una carta d'identità, ma non c'è scritto né come andare a finire né nella fine né quando finirà. Questo perché il potere è nelle nostre mani, il potere è dentro di noi. Il potere di sviluppare il potenziale che abbiamo sta alla nostra persona, alla nostra costanza e alla disciplina. Il potere appunto è dentro di noi, quindi il bagaglio energetico che noi possiamo può essere trasformato nella versione migliore di sé e nella versione peggiore di sé. Questo dipende assolutamente da noi, dal nostro grado di risveglio alla coscienza e al nostro grado di ego e materialità.